Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un Nokia C6, adesso diamo un'occhiata a come si comporta nella ricezione massiccia di un centinaio di SMS. Come al solito noi diamo un'occhiata sia al telefono che li manda, che al telefono che li riceve, che alla camera per vedere se è tutto messo a fuoco. Dateci una mano nel caso appunto notiate, ecco, che ce ne siamo perso uno per strada, usate pure lo spazio e commenti. Come vedete al momento siamo al sesto messaggio, finora sono stati tutti segnalati correttamente e sono stati ricevuti anche correttamente. Visto che in questo caso parliamo del messenger di fascia economica di Nokia, vogliamo renderci conto un attimino di come si comporta effettivamente proprio nell'aspetto che dovrebbe caratterizzarlo. Come vedete molti messaggi arrivano senza nemmeno far scattare la suoneria, proprio perché appunto arrivano che sta terminando ancora il carosello sonoro relativo al messaggio precedente. Finora, come vedete, ne sono arrivati poco meno di una ventina e pare essere tutto filato liscio. Se questo test arriverà fino in fondo e arriverà poi ad essere completato correttamente, quindi non ci sarà per esempio l'errore che avete visto è dovuto al tentativo da parte del telefono di iscriversi a un servizio MyNokia che in pratica spedisce SMS all'utente, informativi, servizio che io appunto non desideravo e che probabilmente la SIM, appunto, siccome usiamo sempre questa come SIM di test, ha tentato nuovamente di iscrivere questo numero telefonico. Il numero telefonico a mio avviso è senza credito e quindi non permette l'invio di messaggi ma solo la ricezione. Siamo a messaggio 32. Vedete, in questo caso il telefono si è decisamente incartato nella ricezione appunto massiccia di SMS, purtroppo questo esemplare non ha superato la prova. Noi siamo arrivati oltre la cinquantina come messaggi inviati, adesso terminiamo lo script, tanto non ha senso continuare oltre. Per essere precisi, in questo momento saremmo arrivati al messaggio 54, il telefono si è incartato al messaggio 32. Purtroppo questo può succedere, noi appunto pubblicheremo questo test, vedete? Non c'è, vedete, dice addirittura memoria piena.
dice 32 nuovi messaggi, ma se noi andiamo appunto in menu, apriamo i messaggi, vedete, dice memoria piena. Quindi il telefono va usato appunto per una messaggistica, può essere utilizzato anche nel quotidiano. Il test però, quello che noi appunto utilizziamo come benchmark del comparto messaggistica, quindi quando effettivamente noi andiamo a sfruttarlo al massimo delle sue capacità, in questo caso non ci ha permesso in pratica di portare a termine il test. Peccato, ci mi aspettavo, essendo appunto un cellulare votato al comparto messaging, mi aspettavo appunto che fosse un attimino più prestante da questo punto di vista. Memoria piena, quindi saluti a tutti. In questo momento in pratica il telefono ha deciso di smettere di funzionare come appunto comparto di ricezione messaggi. Bisognerà pulire la memoria, dopodiché probabilmente ripartirà, poiché appunto nel quotidiano, quindi con una quantità di messaggi diciamo abbastanza tradizionale, comunque il telefono sopravvive. Nel caso appunto di test massiccio, come avete visto, il test non è superato. Detto questo, io vi saluto, la prova finisce qui, non c'è altro da mostrarvi, vi invito a seguirci, a iscrivervi al canale YouTube e vi invito a seguirci anche sul sito web formobiles.info, così da non perdere anche quegli approfondimenti che non andiamo a pubblicare sul canale TV perché non hanno particolare senso, per esempio gallerie fotografiche piuttosto che recensioni scritte. Detto questo, vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzino.